compleanno innanzitutto, venerdì compirà gli anni. Dopo... succede una volta l'anno, sì. Oltre mezzo secolo però trascorso in panchina, visto che lei iniziò giovanissimo, come ci si sente? Come prima, io ormai non mi pesano più, nel senso che da un po' di tempo mi sono tranquillizzato e continuo a fare quello che mi piace e quello che è importante per me. Sempre con lo stesso entusiasmo? Con la voglia di fare qualche cosa. Ma il calcio non l'ha mai annoiata, mister? A farlo no, a vederlo spesso. Quando le partite non offrono spettacoli gradevoli. Purtroppo anche le mie squadre non sempre danno spettacolo. Sull'argomento sua moglie Chiara cosa pensa? Cioè, nel senso, non è mai detto basta? Mi ha detto di smetterla, sì. Non le ha dato retta. Ma io se sto fermo mi annoio, non c'è niente da fare, quindi cerco di poter essere utile a qualcuno. Visto l'anno scorso è uscita la sua autobiografia, La bellezza non ha prezzo, ma che cos'è per lei la bellezza? Ma in generale è tutto, io poi parlando di calcio, discorso di dare spettacolo, di rispettare le regole, di comportarsi al meglio e di prendersi soddisfazione. Ha raccontato la sua infanzia, il trasferimento in Italia, mister, da suo zio, no? Da Chestri. È contento del suo percorso, mister? Sì, non mi posso lamentare, penso che mi è riuscito abbastanza spesso quello che volevo fare, quello che volevo dimostrare. Ha qualche rimpianto, mister? Ma rimpianto, io so che potevo fare di più, purtroppo c'erano le situazioni che non me lo permettevano, però mi diverto. Ad esempio il fatto che non abbia vinto uno scudetto, mister, resta un piccolo rimpianto? No, non mi pesa proprio, anche perché non sono... vincere scudetto non è il massimo, dipende da come lo vinci. Però secondo molti Zeman l'avrebbe meritato, almeno questa gioia. Ma io non ci tengo tanto, io tengo che la gente che viene al campo si diverte, vede qualche cosa, poi si vince, si perde, dipende. Poi io penso che non ho mai avuto la squadra all'altezza per lottare per lo scudetto, anche se qualche piazzamento buono l'ha fatto, purtroppo nei tempi dove si giocava Champions e Coppa Europa e Champions era una squadra che vinceva. Adesso il quarto posto equivale quasi a una vittoria dello scudetto, no? Adesso si lotta per il quarto posto. A proposito di scudetto, visto il Napoli campione d'Italia, se l'aspettava? Non me l'aspettavo, ma hanno dimostrato che sono nettamente superiori rispetto ad altre squadre. Come organico o come qualità di gioco? Come qualità di gioco. Perfetto. Champions, Europa e Conference League con 5 italiane in semifinale. È un record per il calcio italiano che viene bistrattato un po' da tutti. Mister, che cosa è successo? Una casualità oppure c'è altro? Vabbè, io penso che non corrisponda alla realtà del calcio italiano. Il calcio italiano ha dei problemi. Se riesce a risolvere con tempo, già solo un nazionale che due volte è mancato ai mondiali non è un bel biglietto da visita. È proprio nell'anno in cui secondo me si gioca peggior calcio, a parte Napoli. In Italia 5 squadre sono passate ai semifinali e spero che qualcuno vince anche lui. Secondo me casuale non corrisponde alle forze delle nazioni. Roma e Lazio, mister.
romanisti e laziali, due popoli che la stimano molto anche a distanza di qualche anno. A Roma c'è Mourinho che ha creato un feeling pazzesco con i tifosi, tanti sold out consecutivi. Come si spiega questo feeling? Prima che è arrivato, quando è finito Covid, la gente aveva fame di calcio e quindi si è avvicinata, e poi perché Mourinho è sempre uno che richiama grande attenzione. Ha qualche chance di vincere l'Europa League? Se ci sta ancora nel gioco, anche quando ha vinto la Champions con l'Inter non era favorito, ha vinto. Sulla Lazio di Sarri invece cosa ci dice, mister, le piace? Sarri è un allenatore che fa giocare la squadra con un certo sistema, con la sua logica, mentre altre squadre magari maggior parte gioca su individualità, lui costruisce sulla squadra. Invece la Juve, nonostante i problemi, è seconda in classifica in semifinale di Europa League. Ma la Juve è sempre la Juve. Poiché c'è problemi di altro genere, un'altra cosa, ma la squadra ce l'ha sempre e ce l'avrà sempre. A proposito di problemi di altro tipo, Juventus, ma anche Regina in B, tante squadre di Lega Pro, insomma la solita storia di fine stagione, mister, no? La giustizia sportiva che decide i verdetti, come se ne esce? Vabbè, anche lì se ne esce se si controlla dall'inizio e se si segue. Penso che poi cominciare a penalizzare a due giornate da fine, tre giornate da fine, per metterli, perché le situazioni si sanno molto prima. Non le piace, insomma, questo andamento, ovviamente. Sul VAR, mister, lei è stato sempre un po' scettico, no? Però ha ridotto gli errori, lo dicono le statistiche, ma non le polemiche. Qual è il suo pensiero? Vabbè, che sicuramente in qualche occasione ha aiutato, ma anche se poi il discorso è che VAR non interviene su tutte cose, quindi dove c'è qualcosa passa liscio, dove c'è fallo da rigore non si calcola, e dove c'è un fuorigioco non si vede, quindi non sempre è preciso, però sicuramente serve a qualcosa, specialmente per interrompere il gioco, a fare discussione in 5 minuti, che i giocatori si riposano. Ma ha cambiato idea sul VAR, mister? È diventato favorevole o no? E quando serve sono favorevole, però come non serve sempre, o meglio, non si avvale di VAR nelle situazioni che dovrebbero essere valutate diversamente. Perfetto, a proposito di Champions, mister, non le chiedo chi l'ha favorito, perché sono quattro squadre, sono rimaste, ma tra gli allenatori Guardiola resta sempre il suo preferito, ancora il migliore del mondo? Vabbè, anche lì il discorso chi è migliore non si sa, anche perché non sempre vince la migliore, però sicuramente sta facendo un buon lavoro da sempre, quando è passato. E nel corso degli anni invece tanti allenatori sono stati accostati a Zeman, l'erede di Zeman. Uno degli ultimi è De Zerbi. Che cosa ci dice su De Zerbi? Per me è bravo, l'ha fatto vedere in Italia, anche se mi ha deluso all'inizio della carriera. Quando è arrivato a Foggia lui aveva la miglior squadra del campionato e non è riuscito a vincere il campionato. Però sta lavorando bene, ha fatto bene anche fuori, ora con gli inglesi, magari in Ucraina, non so che è successo, a parte la guerra. Sulla guerra, mister, vuole dirci qualcosa, cioè nel senso, che idea si è fatta di questo conflitto assurdo, no, nel 2022-23? Vabbè, purtroppo i russi si volevano esercitare, è scoppiata la guerra invece di esercitazione. Poi si legge ognuno come vuole, io direi. Sono cose che, se l'Ucraina è una nazione, come prima, ha diritto a vivere in pace. Le ha ricordato qualcosa l'invasione? No.
Vabbè, c'erano le cose, ma da parte nostra era tutta un'altra cosa, nel senso che l'ha invitato un partito comunista a entrare da noi e occuparci. Questi non sono stati invitati. La nazionale, mister, già mi ha detto, fuori dal mondiale per due volte di fila, da campione d'Europa peraltro, non la prima, ma in Italia mancano i talenti. Non credo, penso che ci sono tanti bravi giocatori, magari poi nelle convocazioni non sempre si guarda a quello che succede nel campionato, chi è più bravo, chi non è più bravo, chi può servire. L'ultima sulla Serie A, sul caso Vlahovic, no, che ha fatto riesplodere un'altra volta la questione annosa del razzismo negli stadi, mister, cosa pensa? Purtroppo esiste, anche se poi più per disappunto, nel senso che se non va la squadra come dovrebbe andare, se la prendono con qualcuno, ma non credo che si può chiamare razzismo, questo è per me concetto. Perché quelli che fanno bu poi in mezzo alla strada sono amici con i ragazzi. Gasperini non ha sbagliato quando ha cercato di difendere un pochino, no, la propria tifoseria, no? Fine partita. La tifoseria di Bergamo era sempre vivace, anche spesso anche troppo. Anche con lei, mister? Non fa parte di calcio, secondo me, però ci siamo abituati a trovare allo stadio la gente lì. Mister, passiamo per disturbare all'attualità. Giovedì prossimo via ai playoff del Pescara, il debutto del Pescara. Come sta la squadra? È al top o quasi? No, al top non può essere, non ci sarà mai. Stiamo lavorando per cercare la nostra figura, poi penso che il problema di playoff è sicuramente che in tutto squadre si giocano un posto in un mese, cioè magari la squadra che cominciano ora, dopodomani o domani, dovrebbero fare 10 partite in un mese, che non è umano. Quindi non le piace questa forma, mi sembra di aver capito. No, vabbè, che è svitato per problemi che si potranno e dovevano risolvere prima, per come hanno risolto l'anno scorso con Catania, che è stato espulso a 2 giornate da campionato, poi hanno falsato così anche il campionato, ma si sanno le condizioni in cui sono le società. Perfetto. Credi o no nella promozione? Cioè il Pescara ha i mezzi, le potenzialità per arrivare fino in fondo o no? Pescara ci deve provare, poi se si dimostra superiore agli altri io me lo auguro, ma non sarà facile. I principali favoriti ci sono? Per me no, per me è come la Champions, è una lotteria. Nessuno? Tu puoi giocare male e vincere. Almeno una squadra, mister, che le sembra un po' più attrezzata. No. Perfetto. Dicono, mister, che sei molto felice di essere tornato a Pescara, è la verità o no? Così si dice in giro. Vabbè, si dice, io ho accettato con piacere di tornare a Pescara e lo prendo pure lì, che vorrei fare ancora qualche cosa per Pescara. Io spero che facciamo qualche cosa, anche se non credo che sarà facile. Il suo libro inizia così: non sono mai esploso di gioia, ma ho visto i miei tifosi pazzi di felicità, eccetera eccetera. Lescano segna con la Gelbison e l'imperturbabile Zeman, dicono i giornalisti esperti, non trattiene l'emozione. Come è possibile? Non è che dicono, io spesso ho applaudito i bei gol, penso che l'ho fatto dopo. Io applaudo di solito, poi abbiamo fatto gol, penso che era soddisfazione per lui e per tutta la squadra e per i tifosi. Perfetto. Rapporto con Sebastiani buono?
Attualmente è buono. Perfetto. L'ha letta l'intervista che è uscita oggi sul Centro? No. Sì. Me l'hanno detto. Vorrebbe che lei restasse anche se il Pescara non dovesse centrare la promozione. Resterà anche l'anno prossimo, Zeman? Vabbè, mi fa piacere che l'ha detto, poi tradire, fare, ci sono un po' di differenze, ma io cercherò di far di tutto per poter continuare. Quindi la sua intenzione è quella di restare a Pescara, mister? Se ci sono presupposti. C'è qualcosa di particolare, presupposti? No, presupposti vuol dire che io per ora c'ho tutto, non mi posso lamentare di niente. Okay. Chiudo con una domanda, la risposta comunque già la conosco. Fino a quando allenerà Zeman? Si è posto un limite o no? No. Finché me lo permette lo stato di salute, finché c'è qualcuno che si interesserà del mio lavoro. Grazie mister. Grazie.